grazie, che presentazione, mi fate già emozionare. No, è che io sono già in difficoltà, perché come? Tu sei praticamente perfetta sotto ogni aspetto. No, anche tu, E allora mi devo rilassare. Poi sei toscana, come me. Certo! Allora abbiamo un sacco di cose in comune. Toscana, finalmente! Allora, Martina, cominciamo dall'inizio? Sì. Cominciamo da quando tu eri tipo piccola così? Sì. Bambina. Bambina. Ce l'abbiamo Martina bambina? Una stellina? Davvero? No. Non ce l'abbiamo più Martina piccolina, immaginiamola. Ce la immaginiamo. Com'eri da bambina? Tu hai detto che eri una piccola peste. Sì, ero una bambina molto ribelle, però anche molto malinconica. Amavo molto rifugiarmi nel mondo della fantasia. Perché malinconica? Non lo so, mi sono sempre portata appresso questa malinconia, questa voglia di sognare, ma allo stesso tempo appunto di rifugiarmi nella fantasia. Quindi rispetto magari a tanti miei coetanei, altri bambini, non amavo molto gli sport, ma preferivo magari appunto la recitazione, la lettura. Ho subito amato tantissimo immergermi nella fantasia. Però tu sei la figlia di una ballerina. Anche sì, figlia di artisti, perché i miei, anche se poi non hanno mai, hanno sempre fatto vite abbastanza normali, sono un po' tutte e due degli artisti, quindi mia madre ballerina, mio padre chitarrista, addirittura poi illusionista, insomma mi hanno trasmesso molto questo amore per la creatività, per l'arte. E quando hai iniziato a desiderare di diventare un'attrice, a parte che giovanissima, a 14 anni, ti sei iscritta a un corso di recitazione? Sì, da subito. In realtà i miei appunto mi hanno sempre portato al cinema, a teatro e quindi insomma sono sempre stata molto stimolata. E a 16, boom! E poi appunto il destino, la fortuna, la vita mi ha portato questa grande, grandissima occasione del cinema, che io ho preso subito proprio, certo. Un treno su cui sono saltata in corsa. La tua famiglia rappresenta tutto per te, sei molto legata a loro. Importante, sì, certo. Che rapporto hai con tua madre per rimanere tra donne? Beh, mia madre, descriverla è difficilissimo perché è un personaggio veramente molto particolare, surreale, però profondissima, leggera, una mamma un po' molto particolare. Sicuramente è la prima persona che ha creduto davvero in me, che ha capito questa mia esigenza di recitare, di appunto lavorare con la fantasia, di raccontare storie, e quindi mi ha sempre incoraggiato, e anche quando poi ci sono state da prendere delle decisioni un po' difficili, come appunto trasferirsi a Roma, lasciare la scuola, eccetera, ha fatto un po' di... però poi alla fine mi ha seguito e mi ha aiutato. Ti ha incoraggiata. Sì, tanto. Ti ha guidata. Mi ha guidata, mi ha protetto. Mi ha protetta, mi ha guidata. E si è vissuta, diciamo, con me un po' tutti... Ah, eccola. Questa poi è la mia bambina. Ci arriviamo qui a Ginevra. E sì, mi ha guidata, mi ha protetta e si è vissuta insieme a me un po' tutti i momenti della mia carriera. Ora, tu hai vissuto questo successo straordinario da bambina, piccolissima. Sì. Cosa succedeva dentro di te? Ma all'inizio ero proprio immersa in un grande sogno, quindi mi rendevo conto di avere questa grande possibilità e volevo sfruttarla, diciamo, al massimo. Cercavo di imparare un po' da tutti, ho avuto dei grandissimi maestri, quindi diciamo in un momento in cui, come quello dell'adolescenza, stai ancora cercando un po' la tua personalità, avere vicino dei grandi maestri, da Muccino a Garinei, Trovaioli, Salvatore, se, insomma veramente ho avuto dei maestri fantastici che mi hanno insegnato tanto da un punto di vista professionale, ma ovviamente anche umano. E con i coetanei, cioè tu hai avuto questo successo travolgente, non ti sentivi diversa? Ma sì, non ovviamente, no, no, avevo delle grandi così, responsabilità, no? E poi mi sentivo un po' sballottata anche emotivamente, non è stato sempre facile, però ognuno ha il suo percorso, ognuno ha la sua storia e questa è stata la mia e io insomma mi reputo fortunata per questa grandissima occasione. C'è un primo provino così importante. Poi primo provino... è subito scelta, cioè veramente una fortuna, ero emozionatissima, un provino poi capitato per caso, tutta una catena di eventi misteriosi e magici che mi hanno accompagnato e questo provino mi accompagna mio padre e i miei cercavano un po' di... io ero molto entusiasta, positiva, cioè talmente felice di farmi anche solo vedere, valutare da certo. Un grande maestro. I miei tentavano di tenermi un po' con i piedi per terra, quindi mi dicevano no, ma vedrai, saranno tantissime. Poi io parlavo questo toscano, non riuscivo. Riuscivo proprio a parlare in italiano, quindi insomma ero un po' così. Però in realtà io ero molto positiva, molto felice. Solare. E solare. Sì. E poi insomma... E quando ti hanno detto vogliamo te?
No, non riuscivo a crederci e ho deciso di non dirlo a nessuno, cioè soltanto ai miei parenti, cioè a mia madre, a mio padre e a nessun altro, perché mi sembrava una cosa talmente grande, finalmente la mia occasione, finalmente un sogno che si avvera, e quindi non volevo dirlo a nessuno, volevo custodire un po' questo... Per quanto tempo è durata questa scelta del silenzio? No, tutta la durata del film. Tutta la durata sì, del sì, film? Sì, finché poi non è uscito il film, sì sì. E i tuoi però lo sapevano? Sì, i miei sì, ovviamente, però agli amici, sì, vado a Roma, forse faccio una piccola cosa, ma insomma non ho mai... Sì. Io non ce l'avrei mai fatta. Conosciamoti meglio attraverso un gioco, un giochino che abbiamo preparato, ce l'abbiamo. Cosa non deve mai mancare nel tuo armadio? Mamma mia, nel mio armadio c'è un casino. Sono disordinatissima. Sì, sì. Non ci credo. Invece sì. Che segno sei? Sagittario. Disordinata e dir poco. No, poi con la bambina adesso mi sono un po' regolata, però sono un po' disordinata. Allora, beh, sicuramente dei jeans, perché comunque li indosso sempre. Il tacco alto, perché comunque non si rinuncia mai al tacco alto. Si prova sempre a indossarlo, però anche direi una scarpa da ginnastica, perché ultimamente mi sono piegata a questo, perché con la bambina, la scuola, accompagnala di qua, accompagnala di là, poi sennò uno arriva a fine serata con dei piedi che non si può, sempre l'hai col detto tacco. Tu, l'hai detto tu? No, lo no, sai anche tu. Io sarei sempre scalza, con i calzini, sì, calzini. No, io amo il tacco, però bisogna rinunciare, bisogna rinunciare. Quali sono le tre cose che non possono mancare nel tuo frigo? Ah, cosa nel mio frigo, no, io mangio abbastanza bene, non sono una golosona. Mi piace qualche volta trasgredire con un dolce, quindi ci metterei un bel dolce, un tiramisù, oppure una crostata al cioccolato, una cosa un po' golosona. Per il resto insalata? Insalata, succhi di frutta, sì, non sono molto... Beh, si vede, diciamo. Quali sono le tre cose che non possono mancare nella tua borsa? Ecco, anche nella borsa manca sempre tutto, è sempre un delirio di cose per bambini ultimamente, quindi apri la borsetta, aiuto. No, le chiavi, c'è stato un periodo che proprio le perdevo sempre, le chiavi, il telefono e... non so... Rossetto, mascara? Fazzoletti per bambini, sì. Poi non ce l'ho mai, infatti sono sempre a chiedere alle altre mamme. Tuo marito cos'ha di così speciale? Adesso dirlo in due parole non è perché una persona. Vabbè, per me è speciale, ovviamente è l'uomo della mia vita, ma il modo in cui si è presentato a me, il momento in cui ci siamo conosciuti, io appunto venivo da una storia finita male, un grande fallimento con il papà della mia bambina, quindi ero in un momento di chiusura all'amore. I miei amici volevano per forza presentarmi qualcuno, quindi mi proponevano queste cene, queste cose per farmi conoscere dei pretendenti, cosa terribile, andava sempre tutto storto. Come ti ha conquistata? E invece poi un amico mi ha presentato Andrea e mi ha conquistato con la sua sensibilità, con la sua profonda intelligenza, con il suo modo di capirmi subito al volo ed entrare in punta di piedi nella mia famiglia, anche, quindi anche con mia figlia, con la sua serietà, con il suo modo di risolvere tutti i problemi, perché lui è un uomo che mi risolve tutti i problemi, quindi insomma... Quindi scrivete, risolvere tutti i problemi al primo posto. E poi era anche figo, ovviamente. E poi è anche figo. Perché sennò non poteva andare. Chiaro. Invece con la tua bambina, come ti rapporti con lei? Che mamma ti definisci, insomma? Che mamma credi di essere? Io sono una mamma molto presente, molto attenta, molto presente nel quotidiano, ci tengo molto, quindi ho anche tralasciato un po' il mio lavoro per seguirla e me la godo tantissimo in tutti i momenti e questo per me è un grande regalo, è molto importante. E poi cerco di lasciarla anche molto libera, di esprimersi, cerco di rispettare molto la sua personalità, quindi brava. Rimango molto in ascolto ad osservare, ovviamente guidandola e proteggendola, però... Cerco di sforzarmi molto in questo. Ci piace molto Martina Stella.